Benvenuti e bentornati su Plenoctis, continuiamo Sbaglionetta come ormai l'ho soprannominato. Siamo all'episodio 8, ma il capitolo 9 perché ci siamo portati avanti unendo i due precedenti, Paradiso, il ricordo del tempo, e vediamo in quanti passaggi dovrò smadonnare prima di riuscire a completarlo. Però gli hanno fatto anche i peletti dei capelli fino all'attaccato, diciamo, alla basetta. Questo quadrante l'ho già visto da qualche parte, è quello di Peter Pan. E qua mi sa che siamo tornati a Vigrid, alla città. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Qua non ci fa prendere niente. Combattimento. Solita schivata che secondo me aveva funzionato. Anche qua ma ho schivato proprio, è proprio il movimento che ho fatto. Se il nemico va a ricerca su... Non funziona proprio. Anche qua. No, non funziona proprio. Non mi dispiace, non funziona proprio. Ho la prova effettiva che non c'è, c'è input lag clamoroso su sta versione, è proprio clamoroso. Vediamo se ho messo l'oggetto per... Sì. E non me lo fa. Posso fare l'infinito? Schivato! C'è proprio input lag nel momento in cui devi andare a fare la schivata, non funziona bene perché non ho proprio il tempo materiale nella pressione del tasto e quando lei riceve la schivata, che dovrebbe essere forse perché sono grilletti più lunghi della console, della PlayStation, non so, e quindi non riesce a interpretare il primo tocco, cioè la prima posizione come effettivamente un tocco, non lo so, però sicuramente non è normale la maniera con cui porta alla schivata, perché non la prende, cioè quello non è che il nemico si carica per fare l'attacco e quindi tu lo sai, lui attacca e basta, quindi tu dovresti per forza poter schivare rapidamente. Perché adesso qua ci moriamo sicuro. Cosa mi ha dato. Adesso mi danno anche la vita, incredibile. Com'è possibile? E si crea un nuovo percorso. E platino. Thank you.
sa mai. Magari c'è la vita. Si sa, quello lì come mi ha preso non lo sa solo lui. Tempo più veloce di così io non ho idea di come si faccia, E abbiamo allineato i ponti. Siamo ritornati nella città. La chiave distrutta è finita all'interno di questi sarcofagi. E adesso vediamo quanto dobbiamo. Ma io non ho curativi da costruire? Sì, c'ho quello piccolino. Manco perché... Va bene. Avrei bisogno di cure, signori. Che non esistono, va bene così. Io l'ho schivato. Sparo. Anche qua, ma qua sto schivando. Vedi questa cosa qua che odio. Sto schivando, non può andare a ricerca. Non può andarmi a prendere a ricerca. Perché così non è proprio fattibile. Perché io subisco, a parte un danno clamoroso. Ma che fa? Dai. E questo è preso. Intanto devo prendere la vita. La fine della vita. Questo l'abbiamo preso. Difficilissimo. Questo l'abbiamo preso. Io non ho... 7, niente. Anche qua l'ho fatto. Niente, non può capire quando... Dove è andato?
Guarda se mi fa fare. Non lo vede. E anche questo è andato, ma non recupero vita mai. Mai nella vita proprio recupero vita. Allora, sono rimasti uno solo. Sicuramente ci sarà un altro combattimento. Vediamo un po' se io c'ho. Questa cosa è frustrante in una maniera che veramente dovrebbe aprendo. Ok, adesso spengo. Questa facciamo più danno. Mi carichi la cosa. Fatto? Ho usato mille no. Mori? Ho usato 2,5 milioni di oggetti. Mi darà lo schifo, mi darà come punteggio, ma per forza di cose devo fare così. Che fatica. Ho fatto argento perché ho subito. Ma come fai a non subirli quei danni? Io non capisco proprio come fai a non subirli. Ma su 3 combattimenti tutti attaccati senza cure, praticamente. Come fai? Questo è stato buono. Ok, non basta. No, perché abbiamo 2, mi sa. Qua un album, questo è un carro. Kingship o Kingship, la nave del re. È ovvio che qua si muoia, perché non c'ho la vita di prima. Se secondo voi è normale, parte il combattimento, io premo il tasto, premo R2, colpiti tutti, tutti l'ho presi, tutti. E comunque stavo premendo il tasto e faccio. Non c'è un modo per evitarlo quel colpo. Almeno, cioè, il primo lo prendo perché non so così reattivo, ok? Gli altri no, gli altri lo sto premendo. Non lo prende, proprio, non lo prende. Oh, ma come faccio a schivarli? Ma che gioco, cosa vuoi che io faccia? Gioco, cosa? Ma... Cioè, secondo me è ingiocabile, è ingiocabile. Ma cosa vuoi che io faccia, gioco? Huh.
Mi fai... E non recuperiamo. Pelo pelo anche questo. Ho preso danni, danni infiniti. Prendo danni infiniti. Metà. Darà bronzino perché ho preso danni infiniti. Argento. Pensavo peggio. Prendo troppi danni, troppi danni. Ma non... Uno su due per i poteri magici. Poi questo tipo di cose mi piacciono molto, eh. Ma quanto è maledetto! Che gioco maledetto che è! E se muore! Ma per forza, non si può giocare solo con una vita. Non si può giocare tutto il gioco con una vita senza cure di niente. Senza cure di niente. Se muore e basta sto gioco, se muore e basta. Dai, ma mi devi far riprendere queste cose... Oddio, ma fammi ripartire da subito dopo, no? In realtà... E una esplode totalmente. È molto bene. Io non ho capito. Ma mi dai... Non ce la potremmo fare, eh. Cosa me lo dai? Schivata, ma non va. Ma non funziona. Input lag. È un problema allora di input lag forse su... Ma tutte le devo prendere.
Io schivo, cioè sto schivando. Questa cosa non mi piace per niente, come già dicevo nella puntata precedente, del fatto che alcuni nemici ti fanno una parata a impatto e poi attaccano loro, e non hai tempo per schivare, a meno che proprio non sei perfetto. Che devo fare qua? E qui backtracking, stiamo tornando indietro dove c'era stato pure il combattimento. Quasi potrebbe scendere, ma non ho intenzione. Dicevo giusto che comprasse le cose, ma preferisco morire. Ah, ok. Non si vede nulla. Che odio. Ma questa palla, ma che deve fare? Ma che deve fare? Bene, ovviamente ho messo il... Non prende proprio il tasto, non prende il tasto, non gli funziona, non c'è niente da fa'. Oltre che... Oltre che le soluzioni ludiche... Sono messo anche abbastanza ridicole, nel senso che non è bello, non è bello, alcune scelte proprio ludiche non sono belle, queste non sono belle, scelte di palla che temena mentre c'è il raggio solare, schiva il raggio solare, la palla che temena, stupidaggini, palla che temena, con genio occulto, tanto moriamo subito perché tanto non c'è vita. Telecamera devi funzionare, perché non è che manco posso stare così. Dove va? Signora telecamera. Oh. Vabbè, e non mi aggancio al bersaglio. L1 e non mi aggancio al bersaglio. Non funziona. Non è da masterare. Poi c'è ovviamente la gente mastera tutto, come Dark Souls. Stesso discorso di Dark Souls. Non funziona il gioco. Però la gente poi lo mastera. Ovviamente sì. Ovviamente sì. Non funziona. Perlomeno questa versione non funziona. Poi non so se le altre versioni... Non riesco ad agganciare il bersaglio, non riesco a colpirlo perché non me lo aggancia. Che palle sto combattimento, mamma mia. Deciso di cattiveria, lo faccio. Poi ci fosse una volta che la telecamera è centrata sul bersaglio.
Napnea l'ho fatto, mamma mia. Bugger. Se la passano. Che cavolata. Argento perché ho subito i danni, ma... ma... Oh, un altro cuore. Ne manca solo uno per avere un boost della vita che tanto non si ricarica, quindi è inutile. Fammi vedere se tante volte c'è da prendere un pezzo del... del disco. No, finisce così, non abbiamo il disco. Questa volta non abbiamo il disco. Mannaggia. Ho usato tutto. Pietra, pietra, la voglio pietra. Ovvio che pietra. Funzionasse anche il gioco. Sì, sì, va bene così. Assolutamente va bene così. E sempre nel mondo degli angeli. Paradiso, stavolta mare di stelle. Noi andiamo al Gates of Hell a vedere un attimo di comprare qualche cosina, anche perché non mi ricordo se gli oggetti da mettere sono due. Mi sa che ne possiamo mettere solo due e non tre. Si potrebbero prendere il mega lecca lecca, almeno uno per livello. Uno sa che lo usa e c'è una vita in più. Uno per cliente, quindi vedi, vedi. Oppure le tecniche. Questo non è male. Tanto io premo R2 tutto il tempo. Proviamolo un attimo. Ci diventi pipistrello, vedi, prova, perché tanto poi non funziona, non funziona, poi funziona, signori, cioè, senso... È vero che mi entra il sabbat, ma... Ah, forse aspetta, vediamo un attimo se... Bello, non lo comprerò, non funziona. Mi dispiace che non funziona, stai bene così. Bello, è stato un piacere. Poi dici non funziona, non funziona, non funziona. Cioè proprio questa cosa qua non funziona. Si è visto, non ho, mi sono trasformato pipistrello una volta.
E poi premi R2, R2 è premuto, o lo premo, se lo spammo divento a bestia e quindi non è che ci abbia molto senso. Non funziona, questo mostra proprio, questa cosa ha mostrato proprio come non funziona l'input dell'R2 su questo gioco. E quindi direi che è molto più difficile del normale andare avanti, mi sembra abbastanza evidente. Comunque, l'episodio termina qui, siamo arrivati al capitolo 10, non manca tanto, mi sa, per la fine, siamo, mi sa, a due terzi. Sono andato al salvataggio per sbaglio. Fatemi sapere sempre nei commenti se secondo voi è il DualSense, è la PlayStation 5, è un problema mio che è possibile che non funziona perfettamente. Iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo episodio.